vulcanicamente dal talento all'impresa. Riparte l'iniziativa del Comune di Napoli per idee innovative e giovani talenti da trasformare in progetti d'impresa per lo sviluppo della città e del paese. L'iniziativa è gestita dal CSI, il Centro Servizi Incubatore d'Impresa di Napoli Est. Fondamentalmente un percorso di formazione e di mentorship, oltre ad offrire inoltre una postazione di lavoro per 3 mesi all'interno dell'incubatore Napoli Est. Le migliori start-up inoltre avranno la possibilità di presentare la propria idea ad una giuria, ad una commissione di esperti durante un evento finale che sarà realizzato tra dicembre e gennaio 2014. 140 partecipanti della prima edizione con start-up finanziate da investitori privati e 7 imprese ospitate nella sede. Ci ha permesso di trasformare quella che era solamente un'idea in un'azienda, quindi un'azienda che a settembre comincerà la propria attività grazie ai servizi comunque erogati dall'incubatore. E partire con un'azienda al giorno d'oggi è molto complesso e presenta diverse difficoltà, e avere il supporto comunque di un incubatore sia logistico che di assistenza, di mentorship, è molto, molto importante. Vulcanicamente come luogo privilegiato per l'imprenditorialità, acceleratore di impresa e vivaio di idee e talenti, con particolare attenzione ad ambiti di frontiera o sperimentali, tecnologia all'avanguardia, innovazione dei processi produttivi ed organizzativi e valorizzazione del territorio. Napoli è una città giovane, la città più giovane d'Europa, è una città dove c'è un livello di istruzione culturale particolarmente alto, è una città innovativa in sé. Il Comune di Napoli, visto il risultato positivo della prima edizione, intende riproporre in un quadro più ampio la possibilità di poter realizzare il proprio sogno nel cassetto. Una gara di idee, alcune di esse le migliori verranno incubate, quindi ospitate dentro ad un luogo apposito che abbiamo costruito con risorse nazionali. Altre le metteremo in contatto con la Silicon Valley, altre ancora con investitori. Insomma, noi puntiamo su Napoli, puntiamo sui ragazzi e sulle ragazze di Napoli, puntiamo a portare il meglio in questa città. History.